La festa dell'Immacolata Concezione si colloca molto bene nel tempo liturgico dell'Avvento, in cui siamo invitati a risvegliare in noi lo stupore per un Dio che viene in noi, nella nostra vita, nella nostra storia, con un amore che supera ogni nostro desiderio. L'esperienza di Maria ci riporta alla radice, al cuore dell'esperienza cristiana, non ridotta ad una dottrina, ad una morale, ad una istituzione, ma esperienza indicibile perché così umana da essere divina, comunione così intima tra finito e infinito, tra carne e parola, tra sensi e spirito. Piena di grazia la chiama l'angelo, Immacolata la dice il popolo cristiano, ed è la stessa cosa. Non è piena di grazia perché ha detto sì a Dio, ma perché Dio ha detto sì a lei prima ancora della sua risposta, e lo dice a ciascuno di noi, ognuno pieno di grazia, tutti amati come siamo, per quello che siamo, buoni e meno buoni, ognuno amato per sempre, piccoli o grandi, ognuno riempito di cielo. La storia di Maria è anche la mia e la tua storia. Ancora l'angelo è inviato nella tua casa e ti dice: rallegrati, sei pieno di grazia, Dio è dentro di te e ti colma la vita di vita. Qual è la tua relazione con la Vergine Maria? Che cosa è per te la castità e la purezza di spirito? Cosa è per te l'amore puro? Hai mai amato qualcuno in modo puro?